Amici di Bracciami Ancora, io mi trovo nelle Langhe, sono in provincia di Cuneo. Questa è una delle parti più belle del Piemonte, uno dei posti più belli d'Italia. Sto andando a Camerana, nello specifico sto andando al Rifugio della Bistecca, che è un ristorante specializzato in carni piemontesi, e mi ha invitato perché mi hanno chiesto di raccontarvi un evento molto molto particolare, molto molto ghiotto, attrazione carnivora. E allora, se mi seguite ragazzi, ve lo racconto tutto, andiamo! A parte ragazzi che già attraversare queste colline dolci a me mi mette fame, stiamo andando al Rifugio della Bistecca perché Christian, che è il proprietario, ha organizzato The Golden Steak, una e vera e propria competizione dedicata alla cottura della bistecca con l'osso. Christian ha chiamato 6 tra i migliori grigliatori in circolazione qui in Italia, che si sfideranno proprio nella cottura delle bistecche con l'osso. Trascorreremo qui al Rifugio della Bistecca 2 giorni con 6 grigliatori e con una giuria qualificata che dovrà decidere poi il vincitore. Ma nel frattempo sono letteralmente affascinato da queste colline dolci, da questo paesaggio, e che mi dà conferma di una mia convinzione che l'Italia è uno dei paesi più belli del mondo, non fosse altro perché a ogni latitudine ha un paesaggio diverso. Oggi, oltre al paesaggio, ci mangiamo pure le bistecche, che non fa male, però fatemi guidare, se no mi perdo. Dovremmo essere quasi arrivati. Bene ragazzi, sono arrivato qui. Tra qualche minuto ne griglieremo delle belle, anzi no, delle buone. La competizione si svolge su 3 gare, oggi è sabato, sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina, quindi a noi ci tocca il grandissimo sacrificio di stare qua per 2 giorni a vedere grigliare alcuni dei migliori grigliatori italiani. Allora, però avviciniamoci. Ragazzi, questa è la prima bistecca che gli amici della Baita stanno portando alla giuria. Allora, noi qui ci seguiamo tutto il taglio. Pasquale, questa che carne è? Questo è un Angus Aberdeen. Proveniente dalla Spagna, ragazzi. Tanta roba, eh? Io ti dico solo, l'odore è molto convincente, l'impiantamento è molto carino e secondo me il fiorellino verrà apprezzato dalla donna in giuria. Perfetto. Oh, in bocca al lupo, eh? Vuoi? Portacci quanto è buona! Mannaggia, guarda, è partito un pezzetto, mannaggia! Tenera e tenera. È frullata anche bene ed è grassetta al punto giusto. Sto cominciando a entrare nell'ordine dei idee, che sono un po'... Sono molto privilegiato ad essere stato invitato oggi, perché sto assaggiando davvero della signora carne. Ci sono solo 15 metri da qua alla giuria, occhio a non inciampare, eh? Ok. Senti, io ho sbirciato, ho allungato l'orecchio, secondo me erano soddisfatti. Simone, vecchia osteria Marotta, a Marotta, provincia di? Pesaro. Pesaro. Che hai portato? Te dove sta la ciccia? Sta là. Oh, via qua, prendila, prendila. Cioè, tu sei il proprietario del locale e lui è il tuo grigliatore chef. Tu ci hai messo il sale prima. Bravo, questa è una tecnica che approvo. Che carne ci avete portato? Vacca vecchia di selezione di Ciociciu, quindi Paesi Baschi. Perfetto, vacca Paesi Baschi, anni. Benissimo. Confettino di grasso della mucca dei Paesi Baschi. Lo sai dentro che ci sta?
Pure il Guggenheim di Bilbao ci sta qua dentro. Quanti, tanta roba. Grazie. Lo stadio di San Mamés, San Sebastian, i surfisti. Mamma mia. Ragazzi, è da qualche minuto iniziata la seconda prova e ora i concorrenti si devono cimentare nella cottura della T-Bone. A questo punto io direi smettiamo di chiacchierare, andiamo di là e guardiamo come grigliano queste T-Bone. Siete d'accordo? Andiamo. Riccardo è lo chef che Elitaria, ovvero sia questi due signori qua, hanno ingaggiato per la sfida. Riccardo, ora bisogna guardare in faccia la realtà. Tu sei toscano, sì. Maremmano, quindi un brand forte, no? Sì. Universalmente riconosciuto come gente che dà del tu, sì, alla T-Bone, sì, alla bistecca fiorentina. Tu lo sai che se qualora non dovessi vincere, qui crollerebbe tutto il castello? Il mito. No, ma cioè, te lo senti il peso di questa responsabilità? Un pochino, sì. Un pochino. Non so se questa è una scena vietata ai minori o meno. Fatti carne, amico mio, tu lo sai che se qua oggi non vinci il mito della Toscana mi crolla, sì. Da, senti sta responsabilità. Oh, minimo sul podio devi finire, sennò qui sono cazzi, mi raccomando. Sicuramente faremo il nostro meglio e siamo contenti di aver partecipato. Ma chi cuoce dei due? Tommaso. Tommaso, vieni qua. Tommaso, senti, mo ti annoio un secondo, poi me ne vado, non ti rompo più. Tu lo sai che se non finite sul podio so cazzi, sì. Certo. Cioè, rischi che a Cecina non mi fanno ritornare, sì. Certo. Cioè, qui mi crolla il mito dalla Toscana, lo sai, sì. Mi raccomando, Bocca al lupo. guarda quanto è bello, guardalo. Era dai tempi della prima comunione che faceva un sorriso così. La vedete ragazzi questa carne qua in mano? La vedete? La vedete? Bene. Probabilmente ad oggi, 22 agosto 2020, in Italia l'avremo mangiata in circa 100 persone. Perché dico questo? Perché è una carne che arriva dalla Nuova Zelanda, ma attenzione, è la prima carne che arriva in Italia, così mi ha detto l'importatore, che arriva in Italia con l'osso non sottovuoto e effettivamente si sente. La chiamano Maori Beef, anche qua il nome è molto paraculo. È tenera, e con l'abbondante manciata di sale e generosa manciata di sale che ci ha messo Riccardo, è veramente, veramente interessante, tanto che merita un mortacci quanto è buona, detto con tutto il cuore. Domenica mattina, terza prova, gli chef oggi sono chiamati a dare spazio alla loro creatività. Quindi la prova si chiama cavallo di battaglia e ognuno porterà ai giurati quello che meglio ritiene opportuno per portarsi a casa questa vittoria. Allora seguitemi perché oggi si magna anche più di ieri. Andiamo! Io non so cosa sto facendo Michele Cammarata da Alassio della mangiatoia, però la cosa è molto intrigante, c'è del fumo, c'è del midollo, osso buco, ci sono delle bruschettine, c'è un lime, non lo so che sta facendo, ma è tutto molto interessante. Pasqua, bella sta spada, lo sai? Questa è una spada da sommelier, ma noi non stappiamo in questo momento una bottiglia, ma stappiamo. Mi fai a musa all'osso? Madonna mia ragazzi, questo risuscita i morti, eh? Allora io inviterei Marco, che oggi mi accompagna in queste riprese, a farti un primo piano stretto. Ah sì? Perché sei l'immagine, sei il ritratto un po' della sofferenza, ma pure della tanta passione che ci stai a mettere. Senti, comunque vada, bravo, te lo fa.
Vi siete impegnati? Allora, io ti devo fare i complimenti. Grazie. Aspetta, mi tolgo pure il microfono così facciamo l'intervista seria. Io mi immagino che dietro a questa organizzazione ci sia tantissimo lavoro. Sì. Bravo, innanzitutto. Grazie. Come ti è nata l'idea, però me lo devi dire. Ho organizzato sempre qua la Pavoncella, dalla gincana dei cavalli a quella dei trattori a quella delle moto, e quest'anno abbiamo organizzato finalmente una competizione tema bistecche con l'osso, che è il nostro lavoro. E da questa competizione non è nata un gruppo di amici, abbiamo passato una serata indimenticabile ieri sera. Speriamo di passarla anche Senti, oggi. Fino adesso, che ti è piaciuto di più di questa gara? Il gruppo di amici grigliatori che si è creato. Una crema di piselli? Sì, sì. Molto intrigante, ragazzi. Quindi oggi di base che cuoci? Niente. Niente. Quindi oggi fai l'osso buco. Senti, comunque vada, basta che non fai vedere le chiappe dopo, ok? No. Va bene, perfetto, ok. Ma ce l'hai le mutande? Sì. Ah sì, bravo. Quindi avremo una sorta di doppia sfilata. Guardate, fotografate. Com'è andata l'esperienza? Ah, non apprezzo. È come uno che segue il calcio a fare una finale, come uno che va in moto a fare un GP. Eccoci qua. Cioè, lavori una vita per una cosa che ami e poi ti trovi qua a imparare dagli altri, a dare e a goderti questa bellissima esperienza. Bene, grazie. Oh, ragazzi, andatela a trovare alla Spezia, Nana, mi raccomando, che merita. Ciao. 18 portate, 14 giudici e un giorno e mezzo di gare. Abbiamo il vincitore della prima edizione della Golden Stack, Pasquale Maravita, con la sua band. Ristorante La Baita a Maddaloni, provincia di Caserta. Pasqua, bravo. Maddaloni, tipo, sì. Scusami, la località precisa è? Valle di Maddaloni. Valle di Maddaloni. Ti porti a casa il primo premio, complimenti. Io ho assaggiato tutte le carni, oggettivamente questa prima posizione ci sta tutta. Sì. Bisogna essere oggettivi, complimenti a te, a tutti i tuoi ragazzi. Vi siete fatti un discreto bouche de cul, come si dice in Francia. Soddisfatto, immagino sì, tantissimo. Ti chiedo, come torni a casa? Adesso torno a casa veramente molto felice, non mi aspettavo di vincere, ma sapevo di portare qui un prodotto veramente di eccellenza e quindi me la sono venuta a giocare, ma c'erano tante persone veramente in gamba, la giuria era molto severa, il prodotto ha fatto la differenza, ma soprattutto la nostra bravura nella preparazione nella cottura e nella presentazione del piatto è stato giudicato proprio questo, e soprattutto il nostro prodotto frullato è di altissima qualità. Allora, amici di Bracciami Ancora, prima di salutarvi avete ora due tappe obbligatorie. La prima tappa è venire qui al rifugio della bistecca a Camerana e poi andare da loro alla Baita, a Valle di Maddaloni. Hai visto? Sono stato bravo. Allora, complimenti ancora. Io vi saluto, ragazzi, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Ciao, grazie! Amici di Marotta, qui abbiamo interrotto, bravi, complimenti, siete arrivati secondi. Grazie. Io non l'avrei mai detto con questa faccia, tu saresti arrivato secondo, però ci sei arrivato. Non sono bello ma piaccio. Bravo, complimenti, ciao. Oh, t'ha detto bene, sei arrivato terzo. Hai visto? Pensavi male, invece... Puoi tornare in Toscana. Posso tornare in Toscana. Allora, Azienda Elitaria, Fratelli Mori, Riccardo Chef, bravi, complimenti, siete arrivati terzi. Bene, potete tornare in Toscana adesso. Senti, Roberto, tu ti sei fatto tutti e tre le manche, è stato un grande fatica, immagino, no? Un grande sacrificio. Che cosa è emerso secondo te da questa giornata? Allora, è stata una sfida gastronomica di alto livello, è un confronto tra persone che sanno cucinare molto bene, e questo è molto importante, anche perché al contrario di chi cucina in un ambiente con piastre a induzione o fornelli, qui bisogna governare la brace, ed è una tecnica ancora più raffinata perché la brace è volubile, può variare le temperature, può variare anche solo il vento che passa, perché si fa all'aperto e scalda di più la brace, può compromettere o meno la cottura di una bistecca. Allora, cosa ti ha impressionato di più?
la qualità e il rispetto che hanno verso il cibo. Questo quindi è importante, proprio come trattano la carne, come amano questo lavoro, come rispettano la materia prima e l'utente finale. Susanna Bramante, ti sei divertita? Tantissimo, ma soprattutto ho mangiato da Dio. Bene, lo sai, so anni che te rincorro, finalmente ti trovo, ok? Sì. Dunque, saremo veloci. Ragazzi, questo è il libro che ha scritto Susanna Bramante. Il titolo mi intriga perché è Dimagrire mangiando, quindi che vuoi di più? Sì, infatti, ma poi... io sono la prova vivente che le regole che sono scritte qui funzionano, bisogna però seguirle alla lettera. Bene, ciao Susa, e spero di incontrarti presto. Grazie, ciao. È stato un... Amici di Bracemi Ancora, lunedì 24 agosto, la manifestazione si è conclusa ieri. Ho deciso di rimanere un giorno in più perché volevo che sedimentassero tutte le emozioni, tutti gli input, tutte le energie, le gioie, i dispiaceri, le delusioni, le ricette, i gusti, i sapori, le impostazioni, tutto quello insomma che ho visto in questi giorni. E non so voi, ma a me rimanere in un luogo che ha appena ospitato un evento pieno di energia, rimanere il giorno dopo, tornare il giorno dopo in quel luogo e vederlo solitario così mi aiuta a riflettere, mi aiuta alla fine a fare la somma di tutto quello che è successo e mi aiuta a fare delle considerazioni finali che questa volta volevo condividere con voi. Magari, ragazzi, questo sarà un video più lungo del solito, mille punti a chi l'ha visto fino a qui. Dunque, le gare di cucina non mi fanno impazzire, però sono assolutamente certo di dire una cosa: questa è riuscita bene e ha avuto l'approccio giusto, anche perché forse questi erano concorrenti non avvezzi alla fare gare di cucina, quindi avevano uno spirito molto nobile, molto pulito. Ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuta, mi sono dovuto ricredere, oggi mi sto ricredendo. Forse le gare di bistecca organizzate in questo modo hanno un loro valore aggiunto, e vanno fatti i complimenti a Christian, il proprietario del rifugio della bistecca, che in pochi anni è riuscito a far diventare questo luogo uno dei ritrovi carnivori di tutto il Piemonte, di tutta l'Italia nord-occidentale. Bravo Christian, complimenti, come potrò tornerò a trovarti. E sono certo che i sei concorrenti tornano a casa con un bagaglio di esperienze arricchito. Ora, questo bagaglio di esperienze che loro hanno fatto, sono assolutamente certo che lo ritroverete nei loro ristoranti. Hanno alzato l'asticella, bravissimi, si sono confrontati, mille punti a loro. E poi voglio fare una considerazione finale sulla giuria, sul merito, su chi ha vinto, su chi non ha vinto. Alla fine i vincitori si assomigliavano per quanto riguarda l'offerta carnivora fatta, hanno portato carni che io uso definire piacioni, uso definire un po' ruffiane, carne marezzate, carni che provengono dall'estero e non dall'Italia. Ma allora che vuol dire? Che la carne italiana è peggiore di quella straniera, di quella spagnola? No, assolutamente, è semplicemente diversa. E questa carne ha trovato il favore di 14 giurati. Bisogna considerare, sono 14 giurati che Christian ha scelto con una certa meticolosità e che probabilmente amano, anzi no, senza probabilmente, e che sicuramente hanno apprezzato più determinati sapori. Ma questo non pregiudica assolutamente nulla, non vuol dire che la qualità della carne italiana non è buona, è diversa, parliamo di prodotti diversi. Ma infatti la cosa bella, e per questo io applaudo a Christian, lui in questo posto lavora esclusivamente carne piemontese. E fa bene, perché questo è un territorio, secondo me, che deve accogliere la carne piemontese. Quando vieni qua devi respirare il Piemonte e te lo devi anche mangiare. Quindi ragazzi, queste le considerazioni forse del video più lungo che ho mai pubblicato sul canale. Spero, ragazzi, davvero spero di non avervi annoiato, ma ci tenevo tantissimo a fare queste considerazioni. E quando si vivono tante emozioni, quando si incontrano così tante persone, a volte il minutaggio può andare lungo, ma alla fine chi se ne frega. Ragazzi, io dalle Langhe, da una terra meravigliosa come questa, vi saluto, vi abbraccio e, come al solito, che la brace sia con voi. Ciao.